senza resfugire. No, c'è il pezzo con David Hasselhoff adesso. In piedi dei ciclopi, SpongeBob e Patrick sono in piedi sulla spiaggia e guardano lontano la vastità dell'oceano. La vastità del cazzo che gliene frega. Posso portarvi io? E tu chi sei? Non sono un bagnino, lo faccio solo in TV. Urrà! Ma non hanno neanche detto il nome. Barca? E poi l'hanno disegnato malissimo. L'hanno disegnato ma proprio brutto. Mi stiamo arrivando. Boh, vabbè. La rivincita di Dennis. Lo sapevo che sarebbe stato lo scontro sul culo di David Hasselhoff. Ma che brutto i quei capelli. Ma perché i peli si muovono? Uno stivale più grande, ma come? Sono mancato. Ma perché? Ah, così funziona lo scontro? Oh, se funziona così. Attenzione ai miei muscoli. Ta, ti sta bene. Sai che a sto punto. Aia. Tiè, ti sta bene. Ah, ne è arrivato un altro a dire. Ma sto scontro è facilissimo. Aia. Te, muori. Allora, grazie di avermi salvato. Il tizio che mi ha dato la bastonata mi ha evitato di morire. Cioè, o meglio, mi ha quasi fatto ammazzare lui, ma vabbè. Quelli sono dettagli. Questo scontro è relativamente facile, ti dirò. Calmo, calmo. No, 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 no. Cavolo. Ho sbagliato io. Me ne sono fatto veramente prendere troppo dall'enfasi. Ti sta bene. Ho sbagliato. Allora, puoi farla in tutti e due modi, secondo me. Forse lanciargli i coltelli addosso è il metodo che il gioco prevede che tu forse faccia. No, in realtà mi sa che se tu non hai preso il potenziamento, il gioco credo che conti solamente che tu gli lanci le cose da bowling. Ecco qua, appunto. Io vado a prendermi un panino, che non si sa mai. Facciamo attenzione. Ecco qui. Ecco qua, dai che me ne manca un colpo. Dovrebbe essere morto. Fatto. Colpa mia del primo. Però non era difficile. Gli scontri con Dennis sono facili. Punto. Oh, vabbè, guarda, lasciamo perdere. Non male però, non male. Carina come meccanica comunque.